Il 2018 un anno speciale per i solisti aquilani, perché 50 anni fa, il 21 aprile del 68, si svolgeva presso l'auditorium del Castello dell'Aquila il primo concerto dei solisti, diretti dal loro fondatore e a lungo direttore stabile Vittorio Antonellini. Tanti gli appuntamenti in programma previsti nel corso dell'attività artistica 2018-2019, che vedranno i solisti ospiti delle più importanti società concertistiche in Italia e all'estero. Torna l'ormai consueto omaggio alla città dell'Aquila con Musica per la città, che prenderà il via il 14 novembre e si concluderà il 15 maggio. Una vetrina delle migliori produzioni che i solisti aquilani porteranno in Italia e nel mondo. Particolarmente impegnativo sarà poi il mese di dicembre. Dal 1 al 14, nella sede del Rettorato del Gran Sasso Science Institute, sarà possibile visitare la mostra dedicata alla storia dei solisti, curata dal professor Francesco Zimei. Il 4 dicembre ci sarà un concerto in collaborazione con il Festival Internazionale Le Strade d'Europa, Lituania e Italia, l'Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia e la Filarmonica Nazionale Lituana. Protagonisti della serata, i solisti aquilani, il quartetto d'archi Ciurlionis con Francesco Mammola al mandolino. Il 14 dicembre, nella sede del Rettorato del Gran Sasso Science Institute, si terrà invece il concerto di chiusura delle celebrazioni del 50° anniversario. Un programma intenso, ma che rappresenta solamente una piccola parte di quella che sarà l'attività dei solisti aquilani nella parte appunto 18-19. Queste sono alcune produzioni che noi realizziamo e porteremo a livello nazionale e internazionale, alcune ci sembra giusto presentarle nella nostra città all'Aquila, quindi insomma avremo grandi musicisti che ancora una volta collaboreranno con i solisti aquilani. Voglio citare Marco Rizzi, Jorge Demus, oppure Andrea Lucchesini, Manuel Barrueco, insomma, e tanti altri. Come sempre saranno momenti di grande musica.